Bene, Mauri, che sa fa? Riposo? Dai che dobbiamo fare la prova, che c'è No, una televisione. ci ho sonno. Dai, Mauri, non scherzare. Ma che prova la fa? Sempre funzionando. Non è che è questione di funzionare, devi fare la prova e basta, no? E metti che funziona, c'è qualcosa che non hai, abbiamo comprato questo qua dell'Italia, 2,90 euro, Mauri, forza. Vediamo, Dai, che limito funziona. dentro la ruota. Non mi fido, dai, 2,90 euro, può funzionare, Mauri, questa cosa qua? No, funziona. Dai, forza, fammi lavora un po'. La raga, dove mandare? Su, no? Rai 3, su Rai 3, quando Mauri? La sai, io devo la io la insomma. Mercoledì 16 settembre in diretta. In diretta, eh? Saremo in diretta, quindi è importante, vedi? Maurizio dice no, tanto funziona, no, dobbiamo fare prove. Dai, quella ruota Allora, davanti, dai, portiamo la ruota davanti. l'atticizzo questo, l'atticizzo. L'atticizza. Allora, tu comincia. Allora, tanto faccio vedere, questo è uno del leader che già ha la cannuccia, vedete? C'ha la cannuccetta sua. Vai Mauri. Allora, vedi la camera d'aria. La camera Anzi, d'aria vediamo com'è. In questo caso abbiamo trovato una camera d'aria del genere di quelle là valvola dell'automobile. americana. Sì, c'è sto cacciavite particolare. Che ci Sì, dice è questo cacciavite, Mauri? fatto apposta per smontare la valvola. Ah, e chi non lo trova dove lo va a comprare? Ma su internet si Beh, trova. ragazzi, Sì. arriva, dopo 20 giorni arriva, se no andà a vostro ciclista. Allora, perché Maurizio ha messo la valvola verso l'alto e non qua verso il basso? Sì, Mauri, per quale motivo? Perché adesso inseriamo il lattice, la teniamo più alta in maniera che scende il lattice. Allora, perché se nella camera d'aria ci fosse stato già del lattice, il lattice non sarebbe schizzato fuori. Invece se era qua verso il basso, vedete? Allora avremmo avuto tutto lattice. Tant'è che noi faremo proprio sta cosa qua. Allora, adesso inserisci il tubicino. Tu svinando è uscito fuori un pezzo. Qual era il pezzo che si è staccato? Faccelo vedere, Mauri. La Metti valvola qua, che va metti qua. tolta. Eccolo qua, lo inquadriamo, vedete? Questo pezzettino se ne va e poi dopo verrà di nuovo riavvitato. Qua apriamo, Stai via. aprendo. Questa è una prova per vedere la. Questo a 2 euro, abbiamo pagato troppo poco al litro per funzionare, però a 2 euro e qualcosa dovrebbe fare sia la ruota avanti che la ruota dietro fino a che il liquido non si secca. Quanto tempo ci mette sto liquido a seccarsi? Io vediamo un minimo. Minimo ci fate una stagione, cioè se la mettete inizio estate ci fate tutta l'estate. Poi può essere anche di più, chiaramente questo dipende da liquido a liquido, da quanto la bicicletta rimane al sole e Beh, chiaramente. questo è più professionale a differenza di come io ho iniziato, Perché noi abbiamo iniziato con le siringhe, perché usavamo il lattice, quello normale che si utilizza per gli stampi. Ecco, lo mando, eh. Vai, fai vedere, stai pompando, è mezza boccetta, perché l'altra mezza la usiamo per la ruota di dietro. Questa è camera d'aria, non è Non tubeless. è tubeless, ragazzi, non vi fate ingannare che la bicicletta sembra mountain bike, in realtà c'ha la camera d'aria. E quindi noi renderemo imperforabile la camera d'aria, non solo, andremo a fare anche la prova. Andremo a fare la prova adesso bucandola con un chiodo e il martello. Comunque, da come scende sembra professionale, il liquido. Quindi tu approvi. Sì. Approvi, raga, può essere che è un affarone, anche lì l'ho trovato altre cose che c'erano le cose riflettenti che in Italia costavano 30 euro, questo dei raggi costavano 2,90 euro. Sono stato quasi tentato a comprarle da un altro parto, anche se io l'avevo comprati da Hong Kong a 10 euro. In Italia costavano 20, Tutto però. ce lo vuoi mettere? No, tutto, ma che tutto? Mezzo Mezzo. allora, ok, Tu mezzo. l'hai messo più di No, mezzo. no, no, guarda, ora che Ti sei scende fino a arrabbiato. qui, dai, va bene. Vabbè, dai, forza adesso. Poi anche perché lì useremo la stessa bici, ne metteremo ancora. Sarà la ruota più imbucabile, peserà 1 chilo sta ruota, diventa una gomma piena, vabbè. Allora, dai, togli. Maurizio sta togliendo, ecco, da qui vi faccio godere di più del movimento. Vedete che non ha sporcato niente? Perché ha fatto tutte le operazioni a modino. No, no, in modo professionale, via. Professionale, vai, Non perfetto. è come facevo io all'inizio con la siringa. Con la siringa, raga, per chi non dovesse trovare una cosa con la siringa, si va a comprare una siringa in farmacia, di quelle là da cavallo, diciamo, e dopodiché si compra un tubo adatto, e il tubo si mette sulla siringa e sulla valvola, quindi Allora, guarda ruota come si tubo. rinfila. Questa si Faccio mette vedere. così. Aspetta che facciamo, vai, sei a Questa vedi, fuoco, si mette così. poi ti avvicini. Si infila e si invita. Raga, sta valvola qua, se non la trovate proprio dovete andare, allora se andate dal gommista, i gommisti sicuro ce l'hanno sto cacciavite. Magari ve lo presta un secondo, se andate Allora, là con la adesso bicicletta. però ci vuole la pompa, bisogna che vai a prendere la pompa. Ho Pompa. Allora, vai, vediamo, in questa, fai vedere Mauri che hai scoperto che scoperto? nel tappo, quando la svidi, già c'era l'attacco per svitare la Vedi? valvola. Ottima idea, ragazzi. Quindi a seconda del prodotto che andate a trovare può essere che lo trovate già compreso. Benissimo.
Lidl è eccezionale, tanto non potevo dire in trasmissione Lidl, però questa è una gran cosa. Pure la pompa del Lidl, che è eccezionale, tocca, a 5,90€. Esteticamente e come preparazione è perfetto questo liquido, bisogna vedere se funziona. E lo vediamo subito, perché gli diamo col coso, gli diamo giù col martello e chiodo. Allora, vai Mauri, facete come gonfi, io mi alzo. Quindi ragazzi, in questo caso non c'era bisogno neanche del... Vedete, allora Maurizio si appoggia tutti e due i piedi e io raggiù. Qui darai a occhio una pressione. Che pressione mai si le dà così a occhio, Maurizio? Ma allora vediamo bene. Sopra la valvola buchiamo, dai. Ok. Così almeno sì, Maurizio sai ti piace sempre trovare i punti di riferimento. Vai Maurizio, vai, vai. Ti do? Sì. De lato sopra come vuoi. Dai, io sopra, centrale, dai. Dai che schizza, Se schizza sporcheremo. Ok, è entrato, ecco il chiodo che è entrato. Ma dai un'altra martellatina. Basta, adesso è entrato, dai. Toglielo. Qua, aspetta, facciamo girare la ruota in maniera che come se camminiamo, no? In modo che il liquido gira. Vabbè, sì, il liquido già deve essere in movimento, sì. Liquido adesso, questo è importante. È importante che il liquido sia in movimento, perché deve essere uniformemente sparso in tutta la camera d'aria. E il modo così circolare fa in maniera tale che va verso l'esterno. Lo levo? Togli. Infatti. Ok, fai girare la ruota. Esce l'aria, si sta sgonfiando. Vai, vai, fai girare la ruota, fai capire che sta in movimento. Solleva e fai girare la ruota, Mauri, dai. Adesso. Automaticamente con il giro della ruota si dovrebbe smettere di uscire l'aria. Chiaramente se la ruota girava al momento stesso non si sarebbe riparato quasi istantaneamente. No, ma poi adesso ci vuole un pochetto perché non ha mai camminato questa ruota, quindi ci vuole un po' per... No, ma adesso è riparata, no? fai vedere dal lato opposto, fai vedere dal lato opposto se c'è qualche cosa, se senti qualche rumore, qualcosa. Al lato opposto della camera d'aria, va a vedere. Guarda, basta che la metto giù così, il liquido va giù. Il liquido non c'è, la pressione com'è? Sento un rumore. Sta cazzo dell'Ile però, porca troia. Tocca andare a comprare il liquido quello buono. No, adesso scende. Perché non è sparso il liquido. Sento un rumore. Ci metti di più perché non è sparso. Fai girare la ruota, Mauri. Vedi che è quello liquido, lo vedi che il liquido sta uscendo? Non c'è bisogno di far girare la ruota. Ma la ruota com'è? Gonfia ancora? Lo ha riparato, lo vedi che l'ha riparato? Sta scendendo giù, se io la metto giù, il liquido va tutto giù, me lo ripara senza che io giro la ruota, lo sta riparando. Secondo me la ruota da girare. Fidati che lo sta riparando, adesso scende giù tutto il liquido, fidati che lo sta riparando. Falla girare la ruota. Ti metto che io la faccio girare, però so sicuro che lo sta riparando. Lo senti che non esce più l'aria? Allora, adesso dammi un'altra gonfiata e sentiamo se esce più il rumore, dai. Dai, che funziona. Adesso vai gonfia, fammi rimetterlo in pressione. L'ha riparata. Siamo sicuri, però metti l'orecchio vicino. Metti l'orecchio vicino, amore. Zitto un attimo. Dai. Sto cazzo di Lidl. Tocca rimetterci il lattice quello buono. Non ce l'hai più quello bianco tu? No. Guarda, la lingua meglio. No, lo ripara, sono sicuro, però ci metti più tempo, però sono sicuro che lo ripara. Vabbè. Senti quel rumore, mettilo lì. Gonfia. Adesso muovo, se vedo questo video non ci chiamano più. Ma che colpa no, se è colpa del Lidl, oh. Sai quanti l'hanno venduto le boccette? Almeno... No, ma lo ripara, è solo che ci mette un po' più tempo. Lo ripara.
E com'è adesso, Marco? Io avevo... Oh, secondo me qui c'è qualcuno che porta sfiga, sicuro qualcuno, eh. Ma secondo te è bicicletta? Dici la bici? Mm. Secondo me è la prova televisiva, raga, quella prova televisiva. No, secondo me è la bicicletta che porta sfiga. Che okay, si è sgonfiata ancora di più? Certo, adesso ho messo su questa scala di tutta. Guardate come si gonfia. Madonna, raga. È emozionante, questa era proprio emozionante riuscire a... Svuotiamoci due o tre boccette dentro, ma così ti scamo un piede. No, mettiamoci pure col bianco. Mettiamo giù tutto, non è che poi mischiamo dentro, fanno reazione, se ancora un grado loro. Non so più liquide. Ci stanno le cose che fanno reazione bicomponenti. La riparata? Dai, che la riparo, dai. Mo adesso lo vedi la riparo. Sento il rumore io. Senti il rumore, allora stava di là, no? Però potremmo pure segnare un pennarello. Metti l'orecchio. Eccolo il buco, vieni qua. Vabbè, tu metti l'orecchio. L'ho riparato, l'ha riparato, ci metti tutto, eccolo qua. Metti l'orecchio. Vedi che non fa manco le bolle? L'ha riparato, dai. Ci vuole più tempo. Dai, l'ha riparato. Bene, ragazzi. Ci mette più tempo perché è più denso. Se fosse stato più liquido scorreva meglio. Oh, capace che pure che se ci fai un chilometro si liquefa. Come a tante volte le cose che tu le giri. Tocca camminarci. Questa perché l'abbiamo messa e è rimasta ferma. Invece girando... Capace che si liquefava. Eccolo qui, lo vedi? No, no, guarda, funziona adesso. C'è sicuro. Guarda, adesso a parte scherzi, inquadrami. Cioè, finché si scherza. Funziona. L'unica cosa è che quell'altro funzionava meglio perché era più reattivo, perché era più liquido. Questo ma poi no, penso, quell'altro c'è stato nella rosa. C'è stato questo dentro. E era più liquido, era più reattivo. Certo. Questo capace che diventa più reattivo. Fammi sentire un attimo. Fermo un attimo. La riparata. Perfetto. Guarda. Ragazzi, esperimento riuscito. Se volete vedere... Un po'? Sì, il problema, sa qual è? Che noi lo abbiamo messo e abbiamo bucato la ruota. Invece per farlo funziona bene. Va messo, uno ci cammina, ci fa i chilometri. A forza fai i chilometri, si sparge tutto bene il liquido. E poi funziona. Volevo provare a fare un altro buco? Fai un altro buco subito. Guarda, adesso, un altro buco. Allora, guarda, se c'hai un pennarello... Nello stesso punto, un centimetro più su, dai, un centimetro più su, non proprio sopra. Uno qui e un altro te lo faccio di qua. Qua, sulla scritta da Swan. Vai, sulla scritta su là, su là, eh. Qua, su vai, là. Sì, dai. Qui, almeno, diamo un punto di riferimento se funziona. Non l'ho bucata parte a parte, perché se fa il buco verso l'interno della camera d'aria, allora a quel punto non diceva mai il liquido non si ripara. Bucata, ok? Sì. Lo levo. Fa girare subito la ruota. Ecco, vedi? Fa girare la ruota, esce l'aria. Esce l'aria. Dai, sbrigati, fai girare la ruota. E dai, fai girare sta ruota, Maurizio. Che funziona solo quando gira. Adesso. Senti che ha smesso? È riparato. Fai girare un altro pochetto, porca miseria, se dirchio. Non si sente più l'aria che esce. Giù, metti giù. Controlla giù, la scritta. Ricordiamo dove è là. Eccola là, su qua. Vicino all'orecchio. Ecco, si vede, eh? Vedi che c'è il rosa qui? Sì. Che lo ha riparato? No, guarda, mettilo sotto la luce, bene? Sì, si vede, si vede. Dov'è, là? Là. Eccolo qua, eccolo qua. Lo vedi che esce il liquido? Sì. Esce il liquido e lo sta riparando. Lo sta riparando. Sì, solidifica. Non è ancora finito, fai un po' di giri. Dai, da girare, se no funziona. Dai, Mauri, so che è faticoso, però dai, lì lo famo col cavalletto. Dai, gira ancora. Più gira, secondo me, più entra. Praticamente l'aria che sta uscendo è quasi nulla, eh? Cioè la bicicletta in realtà non si sta sgonfiando. Per di più, se tu pedalassi ci sarebbe tutto il peso del corridore sopra e quindi l'aria dentro ci avrebbe più pressione e spingerebbe ancora di più. Ma poi pure il contatto con la terra, E certo, lo fa solidificare, certo. Beh, quello chiaro, però la camera d'aria dentro non sta a contatto con la terra, sta a contatto con la copertura. Tu pensi adesso di rimetterci una nuova per mercoledì, la camera d'aria usiamo questa. Da funzionare da funzionare. Già c'ha due buchi, Sì. Già c'ha due buchi. Sì. Un po' vedete, l'ultimo controllo. Fa mettere l'orecchio vicino. Già con l'orecchio zitto, non si sente niente. Zitto. Esperimento riuscito. Ragazzi, abbiamo fatto due buchi della... Guarda, ci ho buttato un po' di saliva. Due buchi incredibili, ragazzi, abbiamo fatto. E poi col chiodo, mica era spina. Era un chiodone, cioè non era riparata, una spinetta. Riparata, guarda.
basta che ci butti un po' d'acqua, lo vedi che non fa le bolle. Va bene ragazzi, allora vi ricordiamo che se riusciamo a rimediare un link della video che abbiamo fatto in televisione, lo mettiamo nella descrizione, così almeno chi ha visto sto video può vedere che figura abbiamo fatto in televisione, lo va a vedere in televisione. Perfetto, esperimento riuscito, funziona perfettamente. Ok ragazzi, silenzio. Che dice? Pollice? Silenzio? Pollice in su, funziona.